nuova edizione ricca di novità. Sì, quest'anno non ci sarà solamente Piazza Malta con il suo solito palco, ma avremo anche lo spazio della ex pescheria, lo spazio di Piazza Matteotti, dove verranno adibiti stand gastronomici e della musica. Diciamo, l'evento quest'anno cresce in quantità, viste le precedenti edizioni che hanno richiamato parecchi giovani nella città di Chieti, e quest'anno verranno anche incrementate le misure di sicurezza successivamente ai fatti di Torino, che quindi hanno fatto mandare al Ministero delle disposizioni per quanto riguarda la sicurezza, che noi stiamo cercando di garantire con incontri su incontri un po' tutti i giorni con la prefettura, con la questura, con il comune. E l'evento è domani, quindi tutto è pronto e vi aspettiamo a Piazza Malta. Alcuni dei protagonisti, dei nomi più importanti di questa serata? In questo Malta Attack avremo come gruppo che chiuderà il palco prima del DJ7 Le Stanze di Federico. Sono un gruppo diciamo di origini abruzzesi che ha partecipato anche con le sue colonne sonore in film a livello nazionale con un altro artista teatino che è Maccio Capatonda, che molti conoscono. E poi avremo una serie di band locali, perché noi ci teniamo a promuovere band locali, come ad esempio una cover degli SDC, che diciamo, sarà una delle post-tribute band, perché noi cerchiamo di promuovere band che fanno pezzi inediti, e anche adesso non mi ricordo i nomi, delle Strade del Mediterraneo, che sono un'altra band locale qui del territorio. Jailbreaker, che sono la cuore di SDC. SDC? Sì. E adesso ho un voto di memoria. L'ultima cosa, saranno agevolati anche dei collegamenti? Sì, con il comune abbiamo predisposto dei collegamenti con Chieti Scalo, quindi ci sarà la navetta che farà lo stesso percorso dell'1 e che quindi permetterà agli studenti universitari, ma anche agli stessi cittadini di Chieti, di potersi muovere in sicurezza senza dover portare la macchina, e quindi avere una differenziazione, una diversa modalità di venire in centro storico.